Il fatto che l'immigrazione di massa è fuori controllo porta solo problemi a chi vive in queste condizioni incivili, a chi ci vive di fianco, sfruttamento del lavoro, sfruttamento della prostituzione, spaccio di droga, lavoro nero, caporalato. E quindi occorre limitare, controllare, qualificare l'immigrazione per dare diritti a chi chiede diritti, perché questa gente dice voglio la casa e voglio il lavoro. È pieno anche di italiani, voglio la casa e voglio il lavoro. Quindi adesso senza bacchette magiche, però io ringrazio tutte le autorità che hanno lavorato in questi anni a mani nude, i volontari, i uomini delle forze dell'ordine, sindaci, questori, prefetti, però non si può né lavorare né vivere così, né dentro né fuori. Come contenere questa rabbia, Ministro? Garantendo diritti nei limiti delle possibilità, poi l'Italia può garantire diritti, quindi limitando l'immigrazione, limitando la guerra, stando ai dati, sono il 7% delle domande esaminate quest'anno, però l'immigrazione alla Mare Nostra, ma la questione di migliaia è forte, perché è questa che non è interesse di nessuno. Ministro, se mantiene la Baracconi, fondamentale. Controllo delle frontiere esterne. Controllo delle frontiere esterne per garantire che arrivino in Italia e in Europa chi scappa davvero dalla guerra. Chi ha diritto di arrivare in Italia e in Europa non ci deve arrivare col gommone o col canotto mezzo sgonfio, ma ci arriva direttamente in aereo con dei punti di identificazione, protezione al di là delle nostre frontiere. E quindi su questo sto lavorando da 40 giorni quando sono al Ministero, evitando che si aiutino gli scafisti. Ministro, ma per fare questo servono i corridoi umanitari. Ribadisco, scafisti e ndranghetisti sono la stessa merda e cercherò di combatterli con la stessa forza che lo Stato ha a disposizione, perché sono trafficanti di esseri umani nella stessa maniera. Sulla sicurezza col Ministro, la polizia paga e comunque il diritto alla difesa in casa propria. Sì, questi sono alcuni degli impegni che sono presi per la legittima difesa a casa propria, sostegno alle forze dell'ordine, non solo a parole ma con pagamento di straordinaria retribuzione, degli organici di Polizia di Stato e Carabinieri, c'è la revisione del contratto alla vista. E quindi al di là delle belle parole del fatto che il Ministro è assolutamente silenzio, sempre e comunque al fianco degli uomini e delle donne che possono in divisa, occorrerà dare segnali concreti. Con i soldi tolti alla mafia si può lavorare bene. Ecco, tornando a Innsbruck, alla Ministra della Difesa, Morelli, stai zitto! Mamma mia! È un cancro da estirpare. Ripeto, è uso che a Ferragosto il Ministro dell'Interno stia in ufficio al Viminale a fare il consultivo di quello che ha fatto. Penso che questo Ferragosto il Ministro degli Interni verrà in Calabria. Dove in Calabria? Non verrà in ufficio a Roma, verrà in Calabria in più di un posto a urlare che vogliamo togliere anche l'ultimo paia di mutande all'ultimo ndranghetista che sta non solo in Calabria ma ormai purtroppo in tutto il mondo. Posso fare il mio giro? Tutto bene, nessuna frizione. Sull'immigrazione il governo Conte ha un'unica idea: controllare gli ingressi e fare la guerra ai trafficanti di esseri umani e a chi li aiuta. Grazie, Ministro, sarà una mattinata. Concederete le posso chiedere solo una cosa di partito, le piare con la breve. Cosa vuol dire regolamentare? Il nostro obiettivo è istituire dei centri di accoglienza, protezione, identificazione al di là del Mediterraneo per stabilire là chi sono le donne, i bambini e i ragazzi che scappano dalla guerra, metterli su un aereo, non su un gommone, e farli arrivare con i corridoi umanitari in tutta Europa. Per i migranti economici, grazie. Questa è la dimostrazione del fatto che l'immigrazione di massa non aiuta né gli immigrati né gli italiani. I numeri di questo 2018 dicono che
i rifugiati sono il 7% di coloro che fanno domanda, un altro 4% ha la protezione sussidiaria, c'è un riconoscimento di cosiddetta protezione umanitaria a migliaia di persone che non ne hanno alcun titolo. San Ferdinando è la testimonianza del fatto che un'immigrazione che non è controllata porta al caos. Però nella Baraccopoli sono tutti regolari, questa è la questione. Quasi tutti, e alcuni di loro mi denunciano il fatto che ci sono dei caporali neri che sfruttano altri neri, c'è prostituzione, c'è spaccio, c'è di tutto e di più, e quindi un'immigrazione selezionata, limitata e qualificata è un fattore positivo per qualunque società. Ministro, l'immigrazione avanti tutti poi ci dà tante San Ferdinando. E quindi io sono arrivato da 40 giorni, posso limitare gli sbarchi, aumentare le espulsioni, andare a svuotare queste baraccopoli. Nella mia prospettiva è arrivare a fine mandato senza poter tornare alla baraccopoli di San Ferdinando. Ministro, lei è già commissariata a Reggio Provincia, lei è informato di fatti, ieri sera il commissario provinciale che si era con lei. Sì, stiamo lavorando per crescere. Ma in tutta la Calabria o un problema specifico? No, direi... Stiamo lavorando per crescere in tutta Italia, quindi certo, con tutte le dovute attenzioni e tutte le cautele del caso, che non dobbiamo avere solo in Calabria, ma dobbiamo avere ovunque in Italia, perché purtroppo i furbetti sono dietro l'angolo ovunque, cerchiamo di stanarli prima noi gli altri. Dopo Catanzaro, tornerò in Calabria, ragazzi, sono qua a occuparmi di lotta all'andrangheta e di immigrazione, poi dei commissariamenti tornerò a occuparmi da domani. Ministro, rispetto alle accuse che lei di questo... Perché sono 49? 49 miliardi, facciamo, dai. Ministro, rispetto alle accuse che su questo territorio lei abbia ottenuto il sostegno elettorale della criminalità organizzata dell'andrangheta. No, io accetto tantissime critiche, sto subendo infamie di ogni genere. L'unica cosa che non tollero, e per cui ho fatto già diverse querele, è quando il mio nome viene accostato alla mafia, alla camorra, all'andrangheta. Possono dire che sono brutto, cattivo, razzista. Ragazzi, io incontro quotidianamente alcune migliaia di persone. Io immagino che voi che avete una telecamera in mano siate tutte persone per bene, non conosco il vostro passato, presente e futuro, quindi se vado a un'iniziativa, ho capito, ragazzi, io faccio il ministro in mezzo alla gente, se facessi il ministro chiuso in ufficio non correrei nessun tipo di rischio, non sono fatto per fare il ministro chiuso in ufficio. Ragazzi, se la vostra preoccupazione con la giornata che stiamo trascorrendo in una Calabria che voglio migliore è Salvini, e allora vuol dire che vi auguro, perfetto, farò di tutto per allontanare quelle merde che sono vicine alla mafia e alla camorra andrangheta, va bene? Se avete suggerimenti da darmi sono la persona più felice del mondo. Il ministro Salvini non sta in ufficio, il ministro Salvini incontra ogni giorno migliaia di persone, sperando che queste migliaia di persone siano tutte brave persone. Non posso chiedere il certificato antimafia a voi che avete una telecamera in mano e non mi permetterei di farlo, o a quelli che ci sono a un comizio in piazza, a quelli che ci sono a un bar, in una chiesa, in un ospedale o in un ristorante. Permettetemi. Ha detto che la baraccopoli va smantellata, ministro, ma se la smantella si smantella con cosa si poteva trimpare? Ha ragione, sono razzista, guardo solo a destra e non a sinistra. È vero. Una domanda fuori tema, Forza Italia convergerà sulla Lega? Poi mi fate visitare. No, scusate. Allora, l'ha vista questa. Aspetta che c'è anche lui. Va bene. Il mio obiettivo è arrivare alla tessera senza vergogna. Questa è la dimostrazione del fatto che i buonisti che parlano dell'aprire i porti avanti tutti, in Italia c'è posto per tutti, dovrebbero venire a San Ferdinando a vedere le condizioni incivili in cui vivono le persone dentro il campo e fuori dal campo, dove c'è illegalità, prostituzione, spaccio, lavoro nero. Quindi io voglio un'immigrazione limitata, controllata e qualificata, che ha valore positivo per chi accoglie e per chi viene accolto. Addirittura 4 anni per la soluzione a questa. Ho detto entro la fine del mandato. Non voglio fare promesse alla Renzi. Se lei preferisce le promesse alla Renzi, le lascio le promesse all'Europa. Cosa chiederete? Soldi, uomini e tempi certi. Soldi, uomini e tempi certi per proteggere le frontiere esterne. Ministro, qui hanno denunciato che prendi un euro a cassetta nella stagione invernale degli agrumi. Quindi io chiedo alle forze dell'ordine, che già fanno di tutto di più, alla magistratura, all'ispettorato del lavoro, di aumentare i controlli su chi sfrutta,
perché se ci sono degli sfruttati ci sono degli sfruttatori, sono già stati fatti milioni di euro di multa agli sfruttatori. A me piacerebbe che queste aziende chiudessero, perché fanno concorrenza sleale a chi dà lavoro pulito, pagando tasse pulite e offrendo un futuro normale ai lavoratori, siano bianchi che neri, perché qua lo sfruttamento è sugli immigrati ma è anche sugli italiani, perché ci sono migliaia di lavoratori fantasma e quindi ci sono troppi furbetti che fanno concorrenza sleale agli agricoltori che invece fanno le cose normalmente. Non ho bacchette magiche, non vengo qua da Superman, non prometto che entro una settimana si risolveranno problemi che sono qua da anni incancreniti, prometto che tornerò fino a che la situazione non tornerà normale. Scusa, ma come fa aiutare i migranti qua?